Buongiorno, buon giovedì 1 luglio 2021. Benvenuti al nostro almanacco, 180esimo giorno dell'anno, 26esima settimana e la fine del 2021. Mancano 183 giorni. A Roma il sole sorge alle 4:40 e tramonta alle 19:48 ora solare. A Milano il sole sorge alle 4:38 e tramonta alle 20:15. La luna tramonta alle 11:48, ultimo quarto alle 22:13. I santi del giorno, Santa Ester, Santa Ronne e San Nicasio Camuto de Burgio. Ester è un nome che si fa risalire ad un'antica parola indoeuropea, ster, che significa stella, comune tra l'altro a molte lingue. Grecizzato in Ester, si diffuse in tutto l'Occidente, anche in memoria della biblica regina di Babilonia. Proverbio del giorno, l'abito non fa il monaco. L'aforisma del giorno di Thomas Secker: alcuni prima agiscono, poi pensano e infine si pentono per tutta la vita. Accadde oggi 2005, la leva diventa volontaria. In questa data viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 30 giugno 2005, numero 115, che pone fine in Italia al servizio militare obbligatorio, da questo momento sostituito dalla leva volontaria. 1908, SOS come segnale di soccorso. Furono i tedeschi nel 1905 i primi a ricorrere al segnale di soccorso SOS che, rispetto al vecchio CQD, risultava estremamente semplice da trasmettere nel codice Morse, tre punti, tre linee, tre punti, e quindi facilmente comprensibile anche per i meno esperti. Se nato oggi, i nati il 1 luglio tendono ad essere molto sensibili, capaci, adattabili, oltre che emotivamente aperti. Anche se molti sono destinati a soffrire a lungo e vedere feriti i propri sentimenti, di solito escono sempre vittoriosi dalla loro lotta contro imposizioni, ingiustizie, oppressioni di ogni tipo. I nati in questo giorno sono profondi, personalità complesse, che si tengono dentro tutto un mondo di sentimenti strettamente personali. Hanno però un lato altamente sociale che si manifesta con contributi sinceri e disinteressati alla società. Tendono infatti a dare più che a ricevere. Compleanni famosi, 1977, Liv Tyler, americana di New York, è nota come attrice e modella, oltre che come figlia di Steven Tyler, frontman degli Aerosmith. 1967, Pamela Anderson, con le sue forme esplosive al suon di copertine di Playboy, ben 14 apparizioni, si è guadagnata la fama di icona sexy negli anni 90. Scomparsi oggi, 2004, Marlon Brando, tra i divi di Hollywood, il bello e tenebroso per antonomasia, ma soprattutto uno degli attori più talentuosi di sempre e un modello di recitazione per tantissimi dopo di lui. 1876, Michael Bakunin, filosofo e rivoluzionario ottocentesco, è indicato come il principale teorico dell'anarchismo moderno. Se avete anche voi notizie e curiosità, segnalatecele a info@pavia1tv.it oppure via WhatsApp al 389 25 66 296. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo almanacco di Pavia 1 TV.